Benvenuti o bentornati su Fantapolen e benvenuti al commento, all'analisi della partita alle pagelle di Hellas Verona-Milan, posticipo serale della domenica in attesa delle altre due partite del lunedì di questa decima giornata di Serie A. Ha vinto il Milan 2-1 con la rete decisiva di Tonali dopo due autoreti, una particolarità abbastanza peculiare di questo match. Milan che però ha sofferto tanto, alla prima panchina. In Serie A Bocchetti ha venduto a cara la pelle con il suo Verona, un Milan in netta difficoltà contro un Verona che a grandi linee ha schierato lo stesso modulo e la stessa identità di gioco mostrata in queste prime 9 giornate ed era prevedibile perché comunque Bocchetti è arrivato adesso, non è che potesse stravolgere la squadra, però un Verona insomma che ha messo in campo tanta grinta, ha messo in campo tanto carattere, ma anche qualità. E il Milan è andato in netta difficoltà. Ha vinto sugli episodi perché il Verona ha colpito una traversa clamorosa con Piccoli, mentre il Milan in contropiede è riuscito a bucare appunto la difesa giallo-blu. Quindi Milan porta a casa 3 punti sugli episodi. Come dico sempre sul mio canale. Quando una squadra di episodi favorevoli ne ha tanti, significa che crea i presupposti per averne. Ora, se Piccoli piglia la traversa, quella è fortuna per il Milan, ovviamente, perché Piccoli un centimetro più basso del colpo di testa e era gol. Però, se il Milan si ritrova a vincere tante partite soffrendo sugli episodi, significa che è una squadra costruita così. Ha vinto anche lo scudetto l'anno scorso, così. Quindi è una squadra che ha il carattere per vincere queste partite, al contrario di molte altre compagini del nostro campionato. Prima di analizzare la partita, però, voglio dire 2 parole su Bocchetti, sull'esonero di Cioffi in generale. Verona che, come l'anno scorso, esonera il proprio allenatore, secondo me un po' frettolosamente. L'anno scorso fu clamoroso perché dopo la separazione con Juric fu designato Di Francesco, che è un allenatore tradizionalista del 4-3-3. Non gli furono comprati i giocatori per fare il 4-3-3, lui si adeguò allo stile di gioco classico del Verona di quei 2 anni di Juric, quindi continuò a giocare col 3-4-2-1. Verona che nelle prime 3 giornate raccolse 0 punti, 3 sconfitte, però mi ricordo che fece due prestazioni ottime dove fu molto sfortunato, la trasferta a Bologna dove perse 1-0 con un gol da fuori area, mi sembra di Svanberg, dove però il Verona dominò la partita, e la prima partita stagionale fu la sconfitta casalinga contro il Sassuolo giocando in 10 per 80 minuti a seguito dell'espulsione di Miguel Veloso. Verona che quindi iniziò bene la stagione, raccolse poco per quello che aveva mostrato, ma la squadra era viva. Nonostante questo, il Verona esonerò Di Francesco, prese Tudor, che sembrava una scelta folle, perché Tudor non è che avesse questa grande esperienza in Serie A, e invece Tudor ha fatto un campionato miracoloso e ha valorizzato un sacco di giocatori. Adesso si è lanciato, insomma, nel calcio anche di alto profilo, perché adesso allena il Marsiglia, tra l'altro sta facendo un grande campionato in Ligue 1. E quindi fu una scelta tutto sommato azzeccata. Quest'anno stessa cosa, cioè un Verona che è stato, come si può dire, depredato dei suoi tre fenomeni là davanti, più che fenomeni, 3 giocatori che comunque avevano avuto un rendimento altissimo dal punto di vista realizzativo, un tridente da quasi 40 gol, forse addirittura qualcosa di più di 40 gol, erano arrivati tutti e tre in doppia cifra, mi sembra, Simeone, Barak e Caprari. Ceduti anche male, se posso dire la mia, perché Simeone, se non sbaglio, è andato al Napoli, una società di primo livello nazionale, dove ha già avuto insomma le sue chance anche da titolare, però è stato venduto, mi sembra, in prestito con diritto, mentre Barak e Caprari, oltre a essere stati venduti male, nel senso che Caprari è andato via per pochissimi soldi, Barak è in prestito con diritto anche lui, quindi venduti senza monetizzare, Barak e Caprari sono stati anche venduti a squadre non superiori al Verona. E quindi anche una scelta particolare sia della società ma anche dei giocatori stessi che non hanno fatto un salto in avanti in carriera. Quindi, insomma, è una squadra che è partita indebolita con un allenatore nuovo che comunque aveva pochissima esperienza perché aveva allenato pochi mesi l'Udinese dopo l'allontanamento di Gotti e aveva fatto bene. Con l'Udinese, però, comunque era un allenatore alle prime armi. Arriva in una società nuova, con calciatori nuovi, che sono 3 anni che giocano in un certo modo, con dei giocatori nuovi, giovani, arrivati tutti dall'estero, perché i vari Rustici, i vari Doig, i vari Hien, tutti i giocatori che arrivano dall'estero, un reparto d'attacco da rifare completamente, perché Verdi, Djuric, Henry, Piccoli, sono tutti giocatori nuovi. E il
il Verona, secondo me, dei segnali di vita li aveva dati in questo inizio di campionato, ma la società ha deciso di cambiare guida tecnica. È arrivato Bocchetti, e anche Bocchetti, come fu Tudor l'anno scorso, sembra una scelta folle, perché è un allenatore senza esperienza, un allenatore alla prima panchina in Serie A, e vedremo, insomma, se avrà ragione la società anche questa volta. Un Verona che fa tante scelte strane da quando è tornato in Serie A, ma ha sempre avuto ragione. E quindi io dalla mia cameretta non posso che dire aspettiamo. A me lascia perplesso, però mi lasciava perplesso anche la scelta l'anno scorso di allontanare Di Francesco e prendere Tudor. Invece il Verona ha fatto una stagione eccezionale. Per cui assolutamente, vedremo. La prima panchina, insomma, è andata bene. Ok, si è conclusa con una sconfitta, però contro la squadra campione d'Italia, il Verona ha venduto carissima la pelle, ha messo in gravissima difficoltà il Milan, nonostante delle assenze importanti, perché mancavano Lazovic e Doig, e Faraoni ha giocato, ma era abbastanza a mezzo servizio, non era proprio al 100%. C'era Ceccherini squalificato per l'espulsione dalla panchina contro la Salernitana, e Ilic ancora non è rientrato. Io non sono un grande estimatore di Ilic, però comunque è un giocatore che spesso gioca titolare, mancava anche lui. Quindi mancavano dei giocatori importanti, e il Verona comunque ha messo in campo tutto quello che aveva, forse anche qualcosa di più, quindi assolutamente una bella figura per il Verona, che subisce il gol subito in avvio partita con un'autorete, una sgasata di Leao sulla fascia che fa secco Magnani dopo un retropassaggio inquietante di Rustic, e Veloso che sfortunatamente si spedisce la palla in fondo alla propria porta. Mina va vicinissimo al raddoppio immediato con Giroud, imbeccato benissimo da Brahim Diaz, ma davanti alla porta Giroud fallisce clamorosamente il colpo del KO, perché un 2-0 in 5 minuti avrebbe ammazzato probabilmente il Verona. Fallisce quell'occasione, il Verona conquista coraggio, trova il pareggio con un altro autogol. Poi la Lega, inspiegabilmente, secondo me, ha dato il gol a Gunther, contento per lui che trova il suo primo gol in Serie A, però palesemente è un autogol quello, perché Gabbia fa una giocata volontaria, cioè per le regole, diciamo, della Lega, siccome Gabbia interviene volutamente sul pallone, non è che gli rimbalza addosso, non è una deviazione fortuita, dovrebbe essere autogol netto di Gabbia. Comunque, questi sono dettagli, diciamo, per le statistiche. Il concetto è che il Verona trova il pareggio dopo una bella azione con un bel velo di De Paoli, una bella palla di Tamez. Insomma, Verona coraggioso che non si sbilancia, ma aggredisce il Milan. Alcuni giocatori del Milan spudoratamente sottotono, su tutti appunto Tonali che ha segnato ma ha giocato molto male, e Theo Hernandez è abbastanza irriconoscibile, poche giocate, poche galoppate delle sue, Leao completamente assente nella partita. Insomma, un Milan un po' affaticato probabilmente da tutti gli impegni consecutivi dovuti anche alle coppe. Il Verona se ne è approfittato, è andato vicinissimo al vantaggio con il colpo di testa di Piccoli, è andato sulla traversa, il Milan poi trova il vantaggio con un contropiede orchestrato da Leao e da Rebic, chiuso da Tonali. Milan, che aveva avuto altre chance, perché Rebic ha avuto due grandi occasioni da gol dopo essere entrato al posto di Giroud, una che non ha sfruttato di sinistro, ha mancato insomma il bersaglio su assist di Theo Hernandez, cioè il bersaglio l'ha trovato ma con un tiro debole. Per Montipò è stata una parata semplice, più complicata la parata di Montipò sul colpo di testa di Rebic, mi sembra sul calcio piazzato. Quindi anche il Milan aveva avuto i suoi presupposti per trovare il gol, lo trova poi con Tonali. Verona che va vicino al pareggio, ed è Tio, ciao, com'è che lo chiamano quelli di DAZN, ciao, è quello di Una notte da leoni, no? Vabbè, cioè, io lo chiamo Tio, però non so come si pronuncia, sicuramente quelli di DAZN sono più studiati di me. E comunque due salvataggi fondamentali, un ingresso in campo decisivo, quello di Thiot, che salva il Milan dal gol del 2-2 in due circostanze. Quindi Verona che esce a testa altissima, una partita giocata a ritmi elevati, magari tecnicamente non di grande spolvero né da una parte né dall'altra, tanti errori tecnici da entrambe le parti, però una partita giocata a ritmi elevati, un Verona propositivo, un Verona secondo me che potrà lavorare bene. Io non credo che Bocchetti debba stravolgere
tutto. Cioè, una squadra che aveva già una buona identità di gioco, che aveva già messo in mostra qualche giovane interessante, su tutti Doig, ovviamente, ma anche Terracciano, con le poche partite che ha giocato sulla fascia destra, a me era piaciuto molto. E Rustic invece ancora non mi convince. Gli viene dato tanto spazio, perché gli è stato dato spazio anche da Bocchetti, che l'ha schierato titolare, ma non, è un giocatore che ancora non riesco a inquadrare bene. Detto questo, è un Verona che sicuramente può fare molto meglio e può raccogliere punti in partite magari più alla sua portata. Il Milan, nonostante il Verona se la sia giocata alla pari, è una squadra che poi, perché ha vinto lo scudetto, perché poi fa girare gli episodi a suo favore. In un modo o nell'altro, è una squadra che ha quell'episodio favorevole, perché è una big, perché è una grande del nostro campionato, e quindi il Verona è caduto dinanzi all'episodio favorevole, e quindi la traversa di Piccoli e il gol del Milan in contropiede. È così che funziona il calcio. Milan che deve rifiatare, secondo me l'ho visto stanco, soprattutto, ripeto, su alcuni elementi, Leao, Hernandez e Tonali su tutti, ma anche Giroud, un po' appannato, insomma, i giocatori, diciamo, principali di questa squadra hanno bisogno di rifiatare. C'erano delle assenze importanti, perché insomma mancava Calabria, mancava Kier, Florenzi, e Bennacer è stato messo in panchina, è stato fatto giocare Adli, non c'è Selmakers, non c'è Messias, De Ketelaere, insomma mancano giocatori. Ibrahimovic, vabbè, Ibrahimovic ormai, però insomma c'è anche lui, tutti i giocatori che mancavano anche al Milan. Assolutamente non si sta parlando solo delle assenze del Verona, però il Milan è una squadra che in questi 2 anni ha dimostrato di poter sopperire alle mancanze, di mantenere costante il proprio rendimento e i propri risultati. Ieri ha sofferto. Ieri ha sofferto. Io penso sia solo una questione atletica, che abbia bisogno di rifiatare un po'. Ora c'è una piccolissima pausa, perché non, se non erro, ora non ci sono partite internazionali, quindi c'è una settimana in cui non giochi l'infrasettimanale, sicuramente vuol dire tanto. Verona che avrà una settimana per preparare il prossimo impegno. Andiamo alle pagelle delle due squadre, cominciando come sempre dalla squadra di casa. Allora, Montipò 6 e mezzo, perché è attento quando viene chiamato in causa, soprattutto da Rebic nelle due circostanze del secondo tempo. Comunque, portiere affidabilissimo, 6 e mezzo per lui. Mi è piaciuto tanto Ian, giocatore molto interessante, che è un po', come si può, un po' istintivo. Cioè, più di una volta l'ho visto magari fuori posizione, farsi magari tagliare fuori dai movimenti degli avversari, perché segue un po' troppo il pallone. È un po' immaturo sotto questo punto di vista, però è un giocatore di grande fisicità, che è bravo anche tecnicamente, bravo nell'uno contro uno. Se ci si lavora dal punto di vista tattico, può venire fuori veramente un grande difensore. Ieri, secondo me, non ha sbagliato praticamente niente, quindi gli do 6 e mezzo. E voglio premiarlo come migliore in campo del Verona, perché mi è piaciuto veramente tanto. 6 e mezzo per Ian, migliore in campo del Verona. Gunther trova il gol, o comunque propizia l'autogol di Gabbia con una percussione inusuale per lui, perché lui è centrale della difesa 3, molto, molto difficile che si porti avanti. Lo ha fatto con coraggio, con spregiudicatezza, e è stato premiato. Oltre a quella situazione lì, comunque fa una partita difensivamente accorta, quindi gli voglio dare 6 più. Magnani si fa seccare da Leao in occasione del primo gol del Milan, poi l'autogol di Miguel Veloso. Però ci sta, cioè, chi è che non si fa seccare da Leao in uno contro uno? Non me la sento di penalizzare particolarmente Magnani per questa cosa. Lì è Leao che non si può marcare sotto questo punto di vista. Un giallo un po' gratuito, e gli do 6 meno. 6 meno per Magnani. Faraoni, bentornato, da titolare, insomma, è mancato tanto al Verona, un giocatore fondamentale anche dal punto di vista della leadership, secondo me, non solo dal punto di vista tecnico e tattico. Ieri, giustamente, ha badato più alla fase difensiva, perché la sua fascia è quella di Theo Hernandez e Leao, che è quella dove Milan costruisce tutto. Però, diciamo che il Milan su quella fascia poi non è riuscito a costruire un granché, non tanto per merito dei Faraoni, quanto secondo me per demerito di Theo Hernandez e di Leao. E Faraoni forse poteva spingere qualcosina di più, però lo capisco, nel senso, sai chi hai davanti, sai che se magari spingi e poi perdi palla, lasci una prateria dietro, che quei due poi ti
ti bersagliano e rischi di far danni grossi. Quindi sei per Faraoni e attento, accorto, disciplinato. De Paoli dall'altra parte gli voglio dare 6 e mezzo perché in una fascia non sua, un giocatore che a grandi linee a livello tecnico non è a livello di Faraoni, ma nemmeno di Lazovic, anzi soprattutto a livello di Lazovic, dirottato sulla sinistra, ha fatto comunque una prestazione di grande disciplina, ha provato a puntare l'uomo più volte, ovviamente essendo a piede invertito è andato un po' in difficoltà, però diciamo che si è calato bene nella parte, gli voglio dare 6 e mezzo. Mi è piaciuto anche Tamez. 6 più per lui. L'azione del gol nasce da una sua incursione centrale, da un suo passaggio per De Paoli, che poi è furbissimo a fare il velo per Gunther che arriva da dietro. Però in generale Tamez l'ho visto bello carico a livello fisico. Gli do anche 6 e mezzo perché ha stravinto proprio il duello con Tonali dal punto di vista proprio della tonicità atletica. 6 e mezzo per Tamez. Chi non mi è piaciuto è Veloso, che ha colpe su entrambi i gol sostanzialmente, perché poi la partita di Veloso in sé non è stata brutta. Ha messo anche il cross per il colpo di testa di Piccoli, che era un cross bellissimo, però l'autogol è sfortunato ma anche un po' goffo, bisogna ammetterlo, e sull'inserimento di Tonali non lo legge, non lo copre, non lo assorbe, quindi è colpa sua sul gol di Tonali. 5 e mezzo per Veloso. Peggiore in campo è Rustic, che oltre all'errore gravissimo che porta poi al gol del vantaggio del Milan dell'1-0 con quel retropassaggio ignobile che praticamente va sui piedi di Giroud pari pari, e non l'ho praticamente mai visto neanche in fase offensiva se non per quel tentativo di sinistro a giro troppo largo. Giocatore che, ripeto, devo ancora inquadrare, al momento non mi sta convincendo molto, poi sicuramente ha tutto il futuro davanti a sé, può migliorare come tutti, però in questo momento secondo me non è particolarmente affidabile anche per il Verona. Verdi mi è piaciuto, tanta qualità nel tocco, giocatore che chi segue il mio canale da un po' saprà, io stimo particolarmente, è un giocatore che questo Verona serve tantissimo perché ogni volta che la palla passa dai suoi piedi succede qualcosa, o conquista un calcio di punizione o cerca una verticalizzazione, accelera comunque, guadagna tempi di gioco Verdi, perché se tiene il pallone è per cercare la conclusione individuale, altrimenti lo scarica subito ed è così che un trequartista secondo me deve giocare. Quindi bella partita, 6 e mezzo per Verdi. Henry poco cercato, però anche lui si è proposto poco. Partita negativa. L'ho visto giocare meglio anche quando non ha segnato o non ha, o comunque non ha avuto occasioni da gol. Ci sono state delle partite dove magari non ha avuto occasioni da gol, però ha giocato bene. Ecco, questa non è tra quelle. 5 e mezzo per Henry. Subentrati Piccoli, pericolosissimo sul colpo di testa. È entrato bene in partita perché comunque ha avuto l'occasione più clamorosa di tutta la partita per il Verona. 6 più per lui. Onglà, troppo falloso, non è entrato bene in campo, 6 meno. Djuric, gli voglio dare 6, perché comunque ha messo un po' in crisi la difesa del Milan con la sua fisicità, un giocatore che ti dà questa alternativa di gioco che gli altri giocatori della Rosa del Verona non ti consentono di fare. Quindi è entrato in campo facendo quello che gli ha chiesto il proprio allenatore, 6, 6 anche a Callon, che comunque anche lui ha messo in campo la sua rapidità, il suo dinamismo e qualcosina ha fatto. Cabal senza voto. Voti al Milan, Tatarusanu 6, nessuna parata degna di nota. Anzi, potrei dargli anche. No, vabbè, dai, gli do 6 perché un paio di uscite non è che mi abbia dato tante sicurezze. 6 meno, 6 meno Tatarusano. Kalulu, 6, lì su quella fascia il Verona non spinge particolarmente, o almeno ci prova con De Paoli, però Kalulu quando viene puntato a De Paoli vince sempre il contrasto, quindi il suo lo fa, 6 per Kalulu. Theo Hernandez, bella la palla per Rebic, cerca anche una bella conclusione di sinistro, parte bene, una bella conclusione però semplice da parare per Montipò che vede partire la palla. Troppo poco, cioè un giocatore come Hernandez deve fare di più, soprattutto in una giornata dove Leao non è in grande spolvero, e Hernandez deve prendersi un pochino più di responsabilità offensive, visto che su quel lato il Verona con Faraoni era molto attendista. Non una partita positiva, 5 e mezzo per Teo, 5 e mezzo anche per Tomori,
che ha perso l'uomo, piccoli intendo, piccoli in occasione della traversa ha sovrastato Tomori. In generale Tomori è un po' calato, anche lui sarà probabilmente stanco perché è l'unico che le ha giocate praticamente tutte, e non granitico, ecco, a livello difensivo gli do 6 e mezzo, 5 e me 6, scusate, 6 meno, 5 e mezzo, quel range lì. Peggiore in campo Gabbia. Peggiore in campo Gabbia, che non ci capisce nulla. L'autogol è di una goffaggine veramente. Se quello di Veloso è goffo, ma è anche sfortunato perché sostanzialmente Leao gli tira addosso, quello di Conte è un intervento voluto stupido, ma veramente stupido. E comunque difensivamente. Non riesce a giocare bene, insomma, e si fa superare più volte. E anzi, forse sapete, forse sul colpo di testa dei piccoli è Gabbia che perde la marcatura, un netto Mori, perché gli ho dato un voto veramente basso. Cioè, io generalmente i miei voti vanno dal 5 al 7, poi il mio range va dal 4 all'8, ma la maggior parte delle volte vado dal 5 al 7. Io a Gabbia ho dato 4 e mezzo, ragazzi. Quindi forse era lui che aveva la marcatura su piccoli. Quindi 4 e mezzo per Gabbia. E allora 6 meno per Tomori. Poi centrocampo, Adli. Sarebbe un senza voto abbastanza iconico. Gli do 5. Inesistente, non gli ho visto fare nessuna giocata degna di nota a livello di non possesso. Non ha mai recuperato un pallone. Quando ha toccato palla, non ha mai fatto una giocata interessante. Scolastico, zero personalità. Veramente partita brutta, molto brutta. 5 per Adli. Tonali, gli do 6 per il gol perché comunque il gol è fondamentale. È un bel taglio e sfrutta, diciamo, il poco dinamismo di Veloso, che all'ottantesimo era anche stanco, vista anche l'età. Bravo ad attaccare quello spazio lì di campo. Però è l'unica cosa buona che fa in partita, perché Tonali in partita ha perso completamente il duello con Tamese. Quindi do 6 a Tonali. Krunic, a me Krunic non è dispiaciuto, ha fatto anche un paio di break interessanti a centrocampo, poi non è il suo ruolo quello di giocare così esterno, gli do 6 più. Brahim Diaz, mi è piaciuto tanto. Brahim Diaz, direi il migliore in campo del Milan, direi il migliore in campo, perché ha messo delle palle veramente, veramente belle. Una, quella per Giroud, meravigliosa, che Giroud spreca, ma anche una a Kalulu a scavalcare la difesa del Verona. Insomma, ha fatto il trequartista, ha messo due o tre palle veramente di grande qualità. 6,5 per Brahim Diaz, migliore in campo. Leao, 6. 6 perché comunque due gol li propizia lui. Uno, la sgasata su Magnani, la palla messa dentro che Veloso si butta in porta, e anche il gol del 2-1 parte da una sua apertura perfetta con i giri contati per Rebic. Non un'apertura difficile, perché è un'apertura rasoterra, con insomma, la posizione del corpo orientata su Rebic, non è una cosa tecnicamente impossibile, ci mancherebbe, però comunque gli dà la palla sulla corsa e permette a Rebic di poter servire Tonali di prima, senza dover stoppare il pallone. Quindi la palla di Leao è perfetta. Per cui gli do 6, ma forse la peggior partita stagionale di Leao. Veramente inesistente. Non... E il Milan nel primo tempo ha giocato malissimo perché ha giocato solo su di lui. Cioè, praticamente non aveva un gioco corale il Milan. Il Milan dava palla a Leao e diceva vai, fa qualcosa. E Leao non ha fatto nulla. Quindi gli do 6 perché comunque è entrato in maniera abbastanza decisiva in entrambi i gol. Però brutta partita, una partita da 5 di Leao, all'infuori di questi due episodi. Però sono decisivi e la sufficienza gliela do. Giroud 5 più, faccio anche la rima. Il gol maggiato è grave, è un giocatore con quella tecnica, con quella qualità lì, fa bene a cercare lo scavetto, quello devi fare, ma non trovare la porta è un errore veramente grave, anche perché avrebbe chiuso la partita, probabilmente, perché sarebbe stato un 1-2 veramente terribile per il Verona. 5 più per Giroud, che poi non si è ripreso da quell'errore, non ha più fatto niente di particolarmente utile per la sua squadra. Subentrati, Rebic, si è mangiato il gol sull'assist di Theo Hernandez, dove ha strozzato troppo la conclusione, non ha colpito in maniera pulita il pallone. Però bello il colpo di testa parato da Montipò, e poi l'assist per Tonali. Quindi complessivamente direi 6 più, un ingresso comunque positivo quello di Rebic. È stato molto più pericoloso di Giroud. Alla fine ha avuto più occasioni da gol, quindi 6 più per Giroud.
per Rebic, scusate. Origi, gli do 6 di incoraggiamento, ma non è che mi sia piaciuto tanto, è molto, molto anche egoista, insomma, poca roba. Pobega mi è piaciuto come è entrato in campo, diciamo che i cambi del Milan sono stati decisivi, Rebic, Pobega e Thiot soprattutto. Pobega a me è piaciuto come è entrato in campo, bello grintoso, bravo in entrambe le fasi, ha rincorso tutti, ha fatto quello che Adli non ha fatto, insomma, quindi bell'ingresso in campo, 6 più per Pobega. Bennacer, 6 politico, poche occasioni per mettersi in mostra, Thiot 6 e mezzo, perché entra in campo e salva il Milan, sostanzialmente. Potrei dargli anche qualcosa di più, però alla fine sono due episodi. Ha giocato 6 minuti, 7 minuti, quant'è che ha giocato Tio, ma sono bastati per mettere il suo zampino, quindi 6 e mezzo per Tio. Voti allenatore, allora Bocchetti, secondo me è una bella prova, ragazzi, sulla panchina del Verona da ieri l'altro, praticamente il Verona ha messo in campo una bella prestazione, una formazione forzata perché le assenze erano quelle che erano, quindi questi poteva mettere, questi doveva mettere. Gli do 6 e mezzo perché comunque un Verona che ha venduto carissima la pelle. Pioli gli do 6 meno perché un Milan è stanco, un Milan affaticato, un Milan anche con poche idee di gioco, soprattutto nel primo tempo. Fortunato sugli episodi, porta a casa 3 punti non meritatissimi, secondo me ci stanno, perché ci stanno, non sono rubati assolutamente, però non sono 3 punti messi in saccoccia con grande merito, cioè, forse una delle peggiori prestazioni del Milan di quest'anno, ci sta che arrivi alla fine del Tour de Force con la stanchezza e gli infortuni. Diciamo che non ho visto un bel Milan e quindi la sufficienza a Pioli non la do, però i cambi sono stati decisivi, i cambi sono stati decisivi, però io dico sempre bravo a mettere in campo giocatori che ti hanno cambiato il risultato. Però, dico, se Pobega c'era dal primo minuto al posto di Adli, che è stato una meba, forse soffrivi meno a centrocampo per tutta la partita, per dire, no? Quindi, cioè, le due facce la medaglia, insomma, sulle sostituzioni. 6 per Pioli. 6 meno, scusate, per Pioli. Massa, l'arbitro, gli do 6 e mezzo perché mi è piaciuto il metro di giudizio, molto permissivo, molto internazionale, molto English. È un arbitraggio che ha fischiato poco, ha ammonito quando c'era da ammonire, il giusto, ha cominciato a tirar fuori i cartellini molto dopo la partita, a metà secondo tempo, a grandi linee, ha cominciato ad ammonire i giocatori quando i falli sono cominciati a essere più netti, i falli tattici di stanchezza. Quindi, arbitraggio secondo me intoccabile, non gli do più di 6 e mezzo per un motivo semplice, perché la partita è stata facile, non ci sono state situazioni particolari, quindi non ha dovuto sfoderare, diciamo, la sua esperienza, la sua capacità arbitrale. Partita semplice, ma lui l'ha arbitrata alla perfezione, quindi 6 e mezzo per Massa. Queste sono le mie pagelle, le mie considerazioni di Hellas Milan. Vi invito a scrivere nei commenti il vostro parere, se siete d'accordo, non siete d'accordo, volete fare domande, aggiungere qualcosa, scrivete pure nei commenti. Vi lascio in descrizione il link al mio profilo Instagram se volete scrivermi in privato o chiedermi anche dei video dedicati alla vostra squadra, a qualsiasi cosa che riguarda il nostro campionato, potete scrivermelo nei commenti o in privato, io cerco di accontentarvi. Iscrivetevi al canale se già non lo siete per supportarmi. Noi ci vediamo ai prossimi video dedicati all'altra partita della Serie A che guarderò, perché non so se riuscirò a vedere Roma-Sampdoria, devo vedere. Sicuramente guarderò Lecce Fiorentina, quindi porterò il video post partita di Lecce Fiorentina. Ciao a tutti!